Ciao amici di Valerio Photo School, siamo in montagna per fotografare le Persedi, ovvero le stelle cadenti. A breve sarà la notte tra il 12 e il 13 agosto, dove ci sarà il massimo di questo picco di sciame meteoritico e vedremo assieme come fotografarlo. Il bello di fotografare le stelle cadenti è che non serve una strumentazione particolarmente complessa, anzi un normale treppiede con una fotocamera è già più che sufficiente. Stasera tra l'altro anche una giornata, come sentite, piuttosto ventosa, quindi vedremo anche qualche tecnica per migliorare le foto astronomiche quando c'è tanto vento. Innanzitutto, quando c'è tanto vento si sconsiglia la fotografia astronomica perché il seeing è particolarmente scarso e quindi utilizzare lunghe focali, ovvero sopra i 400-500 mm, porterebbe a delle immagini poco definite. Fortunatamente per le stelle cadenti serviranno delle focali corte, dei grandi angolari. Anche un 50 mm va già bene. Quindi il primo consiglio che voglio darvi è quello di recarvi sotto un buon cielo, quindi allontaniamoci dalla città, dalla pianura, dal primo chilometro di atmosfera, che è quello sempre più inquinato, quello in cui si vede meno bene il cielo. Se poi è una giornata ventosa come quella di questa sera, ancora meglio, perché il cielo sarà ancora più terso e quindi sarà più facile osservare le stelle cadenti e soprattutto fotografarle. Un altro elemento fondamentale è l'assenza della luna, ma quest'anno, ovvero 2023, intorno al 12-13 di agosto, la luna sarà pressoché assente quasi tutta la notte, quindi ci permetterà di osservare al meglio le stelle cadenti e soprattutto di fotografarle. Dicevo prima, ci serve un treppiede e una macchina fotografica e un obiettivo di corta focale. Cosa intendo per corta focale? Un obiettivo grandangolare, ma aspetto importante è che questa ottica deve essere piuttosto luminosa, perché a differenza delle nebulose, delle galassie che noi possiamo fotografare facendo pose molto molto lunghe, quindi anche se l'obiettivo non è particolarmente luminoso, tenendo l'otturatore aperto per tanto tempo riusciamo a catturare anche la debole luce di questi astri lontani. Ecco, le stelle cadenti, che non sono altro che piccoli frammenti di roccia di pulviscolo che cadono all'interno dell'atmosfera e prendono fuoco, si incendiano e creano queste scie che noi vediamo, che le fanno sembrare stelle cadenti ma non sono chiaramente assolutamente delle stelle. Per fotografarle dobbiamo riuscire a impressionare il sensore nel breve istante in cui passano, quindi loro sì, sono luminose ma non sono luminosissime. Qualche raro caso, se siamo fortunati, sì, ne vedremo anche alcuni molto molto luminose, ma la maggior parte delle stelle cadenti, ovvero delle meteore che passano durante questo periodo, sono di luminosità media. Cosa significa? Significa che noi dobbiamo avere un obiettivo luminoso tale per cui ci permetta di fotografare questi deboli soggetti astronomici. Per obiettivo luminoso si intende un obiettivo che abbia un'apertura, un rapporto focale almeno di f2.8, meglio ancora f2. Per questo sconsiglio, se possibile, l'utilizzo di obiettivi zoom, perché gli zoom, come sappiamo, sono ottiche dotate di molte lenti e le lenti assorbono luce, ma anche con rapporti di apertura piuttosto bassi, piuttosto modesti, e quindi questo diventa un po' controproducente per fotografare le stelle cadenti. Quindi preferenza alle ottiche fisse perché sono mediamente più luminose. Un normale 50 mm f1.8, un 35 mm f2.8 è un'ottica che si presta benissimo per fotografare le stelle cadenti. Noi adesso abbiamo montato addirittura un 16 mm 2.8, quindi un fisheye che copre 180 gradi del cielo, ma poi faremo anche delle prove con ottiche un pochino più lunghe, magari un 35 mm f1.8, che è già una focale abbastanza ampia per essere abbastanza certi di catturare una zona del cielo dove passerà una stella cadente, e anche piuttosto luminosa perché è un f1.8, quindi sufficiente per catturare la debole luce di questi particolari oggetti astronomici. Bene, ora che abbiamo visto il tipo di strumentazione che serve, che è una strumentazione assolutamente alla portata di tutti perché è una normale fotocamera, una reflex o una mirrorless dotata di un'ottica focale fissa, meglio se luminosa, vediamo come agire. Quindi
ci siamo già portati in montagna, quantomeno ci siamo allontanati dalle luci della città. Se non riuscite, se non potete andare in montagna perché siete impossibilitati, provate quantomeno a uscire dalla città. Basta andare già in campagna, lontano dalle fonti luminose, quelle più fastidiose, e già il cielo dovrebbe migliorare, dovrebbe darvi qualche possibilità di vedere, ma soprattutto di fotografare qualche stella cadente. Come fotografarla? Quindi serve un treppiede e al limite uno scatto remoto. Vedremo poi perché lo scatto remoto. Altro aspetto importante è dove inquadrare. Dove inquadrare lo vediamo tra poco, quando farà più buio, che vi farò vedere le costellazioni da cui sembrerà provenire le stelle cadenti, e quindi puntando in quella zona, nelle zone limitrofe, noi avremo una relativa certezza di riuscire a catturare qualche stella cadente. A livello di impostazioni della nostra fotocamera, ecco che dovremo impostare il diaframma all'apertura massima. Questo perché in questo modo l'obiettivo farà passare più luce possibile, quindi riuscirà anche a registrare la debole luce delle stelle cadenti, anche quelle un pochino più deboli. In caso di serate come queste, in cui il vento è particolarmente forte e piuttosto anche fastidioso, ecco che un treppiede solido e stabile può fare la differenza. Quindi, treppiede robusto, ma se non abbiamo un treppiede robusto, possiamo usare comunque un nostro treppiede, cercando di non alzare al massimo le gambe. Sarà un pochino più difficoltoso inquadrare perché ci dovremo chinare per terra, quindi il tutto sarà un pochino più fastidioso dover inquadrare il nostro soggetto, il nostro campo stellare da fotografare, ma questo garantirà una maggiore stabilità della fotocamera anche con un treppiede che non è roccioso in presenza di vento come questo. In alcuni casi, tra l'altro adesso si sta alzando un vento particolarmente fastidioso, in certi casi può essere invece un'ottima soluzione quello di allargare le gambe il più possibile, quindi tenere le sezioni del treppiede tutte accorciate, quindi all'altezza minima del treppiede, e con le gambe del treppiede divaricate, in modo da avere una base molto più larga e quindi più stabile per il treppiede. Ovviamente non alzeremo la colonna centrale del treppiede se ne è dotato il nostro treppiede, perché la colonna spesso è l'elemento più instabile di tutto il treppiede, quindi se riusciamo a tenere il tutto più basso noi avremo una stabilità maggiore. Un piccolo trucco è agganciare sotto il treppiede magari il nostro zaino fotografico, mettere un po' di zavorra per far sì che il tutto sia ancora più stabile, più ancorato al terreno. Dicevo prima che per fare questo genere di foto non serve per esempio un nastro inseguitore come questo qua che abbiamo qua di fianco, che stasera userò magari per fotografare altri soggetti. Serve un normale treppiede, quindi la fotocamera non inseguirà o quantomeno non compenserà il moto di rotazione terrestre del nostro pianeta. Però se noi vogliamo comunque ottenere delle stelle puntiformi, dobbiamo far sì che durante la posa la Terra non si sposti troppo per far sì che le stelle poi disegnino un piccolo trattino nella foto finale. Come fare? Vi ho già fatto vedere in questo video, che vi metto in sovraimpressione, come calcolare il tempo massimo di posa in funzione proprio della focale. Vi spoilerò subito che non è più la vecchia regola del 500, del 600, che magari si trova ancora su YouTube o su qualche vecchio libro, perché adesso con le fotocamere digitali quella regola ormai è obsoleta, non è più utilizzabile con i sensori, con la risoluzione dei sensori moderni, lo era con la vecchia pellicola, ma oggi dobbiamo optare per soluzioni differenti. Ci si può anche aiutare con un'applicazione sul cellulare come PhotoPills, che trovo che sia un valido ausilio per i fotografi, non solo per gli astrofotografi ma per i fotografi paesaggisti, perché dà la possibilità di avere tante informazioni, per esempio informazioni di quando effettivamente fa buio, perché non l'ho ancora detto, ma il tutto noi lo possiamo realizzare quando non solo il sole è tramontato, perché è già tramontato da diverso tempo, ma come vedete il cielo alle mie spalle è ancora molto luminoso, e se anche a occhio nudo mi sembra piuttosto scuro, in fotografia, come potete vedere, appare ancora piuttosto luminoso. Dicevo prima, applicazioni come PhotoPills
ci dicono ad esempio quando fa effettivamente buio, quindi quando possiamo iniziare a fotografare. Ma la cosa più interessante è che ci permette, per esempio, di selezionare la lunghezza focale del nostro obiettivo, il rapporto focale, l'altezza, ovvero la declinazione del soggetto che vogliamo fotografare, e ci dirà esattamente il tempo massimo di posa che potremmo utilizzare con la macchina fissa su treppiede senza che le stelle risultino mosse. Anzi, in realtà ce ne darà due di informazioni. Uno, con la classica regola del 500 che ormai è superata, come dicevo prima, e un'altra regola, quella che viene definita NPF, che tiene conto invece della risoluzione maggiore dei sensori digitali e quindi che permette ancora di avere delle stelle puntiformi. Ad esempio, col setup che sto utilizzando io in questo momento, con un 16 mm con un'apertura f2.8, la regola del 500 mi dice che potrei scattare tranquillamente pose di 31 secondi senza avere delle stelle mosse, ma io so già che se proverò a fare una posa di 31 secondi e ingrandisco le stelle, la mia immagine, vedrò dei piccoli trattini, mentre la regola NPF mi indica invece un valore molto più vicino alla realtà, che è di 10 secondi, 10,9 secondi, quindi quasi 15 secondi. Impostando questo valore, io avrò la certezza di ottenere delle stelle perfettamente puntiformi. Ma come faccio a catturare una stella cadente che è velocissima? Quando la vedo, tempo di vederla è un po' come fotografare i fulmini. Se vedo il fulmine e poi provo a scattare, ormai il fulmine è andato. La tecnica è la stessa che si usa con i fulmini, ovvero non aspetto di vederla, ma io punto già la fotocamera in quella zona, faccio delle pose lunghe, in questo caso non troppo lunghe perché sennò le foto verrebbero mosse, quindi farò una serie di foto della lunghezza massima che mi riporta l'applicazione e poi andrò a selezionare tutte quelle foto in cui compare qualche stella cadente. Vedremo poi in post-produzione come mettere assieme tutte queste foto per ottenere quello che sarà la nostra foto in cui si vedranno tutte le stelle cadenti che sono passate durante la serata. Tornando a noi, un altro aspetto abbastanza importante è la messa a fuoco. Dicevo prima che il diaframma va utilizzato a piena apertura, così può entrare più luce possibile dall'obiettivo. Il tempo di posa è sostanzialmente fisso perché è quello massimo che possiamo utilizzare per evitare delle stelle mosse, e la messa a fuoco deve essere il più accurata possibile. Possiamo usare, vero, l'autofocus, magari puntando su un astro particolarmente luminoso. In questa stagione, ad agosto, c'è Vega, che è una stella molto luminosa in cielo, anche Arturo, che è un'altra stella molto luminosa, e gli autofocus moderni dovrebbero riuscire ad agganciare la debole luce di questa stella. Ma la cosa migliore è sempre disattivare l'autofocus, quindi agire in manual focus, attivare il live view e, ingrandendo al massimo una stella, provare a girare leggermente la messa a fuoco a mano dell'obiettivo fin quando la stella sarà il più piccola possibile. Ecco, quando sarà un dischetto piccolissimo, un puntino piccolissimo lì, avremo raggiunto la migliore messa a fuoco possibile. In alternativa, ma vale meno con i grandangolari, è l'utilizzo di ausili come le maschere di batino. Abbiamo già visto in questo video un prodotto della Case molto valido per la messa a fuoco con gli obiettivi fotografici, ma è un prodotto che funziona bene con focali dai 35 mm in su, meglio ancora dai 50, e un pochino meno con gli ultragrandangolari. Quindi se scattiamo con un 14 mm, con un 16 mm, avremo un pochino più difficoltà anche usando questi ausili di messa a fuoco. Se invece scattiamo già con un 35 mm, potremmo tenerli in considerazione. Ma comunque la tecnica di mettere a fuoco girando a mano la messa a fuoco, ingrandendo al massimo possibile sul live view una stella, rimane comunque la migliore possibile. Abbiamo visto che diaframma utilizzare, che tempo massimo utilizzare, come mettere a fuoco il nostro soggetto astronomico. A questo punto ci manca di capire dove puntare, ovvero dove fotografare e che sensibilità utilizzare. La sensibilità dipende un po' dal cielo. Se il tempo di posa massimo sarà di 10 secondi, di 7 secondi, vedremo un po' in funzione all'obiettivo che utilizziamo, è chiaro che se scatto a 100 ISO, anche se uso il diaframma a tutta apertura, l'immagine che otterrò sarà un'immagine abbastanza scura sottoesposta.
Il trucco, relativamente anche semplice e banale, è quello di alzare la sensibilità fin quando vedo l'istogramma della mia foto arrivare almeno a un terzo del grafico. A questo punto mi posso fermare, perché avrò un'immagine sufficientemente luminosa. Non deve essere centrato il picco dell'istogramma, se no avrei un'immagine forse troppo luminosa. Anche se poi in post-produzione possiamo ridurre la luminosità per rendere ancora la sensazione di notte, di buio. Però se ci fermiamo un terzo, possiamo lavorare a sensibilità più basse senza grossi problemi. È chiaro che se usiamo invece uno zoom che ha un'apertura massima relativamente ridotta, anche con pose di 7-10 secondi, magari noi saremo costretti ad alzare parecchio l'ISO, quindi a 3200, 6400 o anche di più. Non preoccupiamoci più di tanto, perché dopo le nostre foto le andremo a impilare una sopra l'altra e quindi un po' di rumore lo andremo a perdere e quindi miglioreremo la nostra immagine. E anche se dovessimo usare altre tecniche di post-produzione, oggi ci sono dei validissimi software di riduzione del rumore, che usano soprattutto anche l'intelligenza artificiale e ci permettono di ottenere degli eccellenti risultati partendo anche da file scattati a ISO molto molto alti. Ora aspettiamo un attimo che faccia buio e poi passiamo a vedere dove inquadrare per fotografare i nostri soggetti astronomici. A tra poco. Ecco, questa è la zona in cui noi dobbiamo puntare la fotocamera, perché vediamo la costellazione di Cassiopea, indicata adesso dal laser, che è proprio sopra il Perseo, qua sotto. Questo. Mentre qui abbiamo appunto la nostra Cassiopea. Quindi, da questa zona è la zona in cui sembra arrivare le stelle cadenti, quindi le troveremo tutte ai lati di questa costellazione. Puntando in questa zona noi riusciamo a inquadrare correttamente l'area in cui potrebbero passare delle stelle cadenti. Eccoci adesso in studio, abbiamo realizzato le nostre sequenze di foto, ovviamente le abbiamo realizzate prima del massimo del picco delle stelle cadenti, quindi in realtà in quella sera non ce ne sono state così tante come ce ne saranno intorno al 12-13 agosto, ma è giusto per far vedere un po' la tecnica da utilizzare. Adesso siamo in PixInsight perché abbiamo realizzato una serie di scatti col 35 mm f1.8 sulla Nikon Z6 su treppiede fisso, tempo di posa di 7 secondi, tempo di posa di 4 secondi, in modo da avere le stelle perfettamente puntiformi, così come indicato dall'app PhotoPills che ho citato prima. E quello che dovremo fare è allineare tutte le foto, siccome la macchina è su treppiede, la terra ruotando faceva sì che dopo ogni scatto l'inquadratura fosse leggermente diversa. Possiamo aiutarci, in questo caso con PixInsight, però ci sono tantissimi altri programmi che permettono l'allineamento, Cyril, tanto per citarne uno, ma questo è secondario per il nostro risultato. Quello che ci serve adesso è allineare tutte le foto in modo che siano perfettamente allineate e sommate. Tra l'altro, il fatto di unire le foto è possibile anche applicare dei metodi di fusione che vanno a eliminare tutto quanto non è completamente fisso nella volta celeste. Cosa vuol dire? Che in questo modo eliminerà anche la meteora, la stella cadente che è presente in un singolo fotogramma dei tanti che ho scattato. Però, se questo può sembrare quasi controproducente, in realtà questa tecnica è molto importante perché elimina anche tutti gli aerei che sono passati o i satelliti che sono passati durante la sequenza degli scatti. Poi le singole meteore, le singole stelle cadenti le andremo ad aggiungere successivamente, prendendole esattamente dai fotogrammi in cui sono presenti e posizionandoli ovviamente nel posto giusto nel cielo. Per farlo ho aperto questo script, mi basta aggiungere i lights.
qua ho già selezionato le mie foto scattate con 35 mm. Vado in calibrazione, seleziono 125 fotogrammi, gli dico che è stato scattato con un sensore a colori, guardo che la somma di queste pose da 3 e da 4 secondi in totale raggiungono gli 8 minuti di integrazione, ho già scelto la cartella in cui far salvare il file finale e a questo punto posso fare run. Ci vediamo tra poco. Il processo è terminato, questo è il risultato della somma di tutti gli scatti. Adesso non mi interessa tanto farvi vedere il risultato intermedio perché poi va ancora un attimo elaborato, però tra questi file si può vedere da questa maschera tutti gli oggetti che sono stati tolti dalla somma, ovvero tutte le traiettorie degli aerei, dei satelliti, anche ovviamente dei meteori, tipo alcune di queste sono proprio alcune meteore che sono passate durante la notte, erano più di 100 immagini da 4 secondi, vedete quanti oggetti sono passati e hanno chiaramente disturbato l'inquadratura, se fossero tutti presenti avremmo un'immagine davvero molto molto confusa, invece quello che vogliamo ottenere è una foto solo con le stelle cadenti. In realtà su questa sequenza di scatti che sono durati complessivamente 8 minuti ho avuto la fortuna di avere una sola stella cadente, quindi ora vi faccio vedere come applicare il tutto a una stella cadente. Poi ho scattato anche col 16 mm e lì ho avuto la fortuna di avere qualche stella cadente in più e quindi vedremo la tecnica per quando ci sono anche più stelle cadenti, come spero accada anche a voi se andrete a scattare in quei giorni. Quindi fatto questo, elaborata l'immagine, andiamo in Photoshop. Eccoci ora in Photoshop, abbiamo aperto sia il risultato di PixInsight della somma di 100 e passa scatti da 4 secondi, è puntato appena sopra il Perseo, qua in basso a sinistra abbiamo il Perseo, qua abbiamo il doppio ammasso del Perseo, la costellazione di Cassiopea, ecco qua così si vede tutta, e soprattutto è abbastanza evidente anche la galassia di Andromeda con l'altra piccola galassia satellite. Vediamo anche l'ottima puntiformità delle stelle perché l'immagine è stata scattata sì su treppiede fisso ma con un tempo di posa tale per cui le stelle non hanno prodotto mosso. Tra l'altro se andiamo a vedere anche agli angoli del fotogramma vediamo che le stelle sono particolarmente incise, nitide, non sono spappolate, questo perché è stato utilizzato un obiettivo particolarmente valido a livello di schema ottico, appunto il 35 mm f1.8 della serie Z per le mirrorless di Nikon. E come possiamo vedere in questo scatto non sono presenti nessuna stella cadente, ma soprattutto fortunatamente sono state eliminate anche tutte le tracce degli aerei e dei satelliti che sono passati durante lo scatto. Questa è una foto in cui è già stata tolta la vignettatura, sono stati calibrati i colori, l'uniformità del fondo cielo, diciamo è stato fatto gran parte del lavoro che si fa normalmente su una foto astronomica. E poi sono andato a selezionare lo scatto, il singolo scatto, questo, in cui è passata la stella cadente. Questo è uno scatto non calibrato, quindi possiamo notare la forte vignettatura e possiamo notare anche la grande differenza di luminosità della galassia di Andromeda su un singolo scatto, mentre nello scatto, nella somma di più scatti, anche le parti più deboli sono molto molto più evidenti, quindi questo ancora a sottolineare come l'integrazione di tante tante pose permette di far uscire anche i dettagli più minuti dei soggetti astronomici, pur addirittura in questo caso con la macchina su treppiede. Quello che dovremo fare adesso è andare a sovrapporre le due foto, quindi possiamo fare CTRL-A per selezionare tutta la nostra immagine con la Perseide, CTRL-C per memorizzare la nostra foto, tornare sullo scatto complessivo della zona di cielo e fare CTRL-V. Ecco che viene sovrapposto. Adesso possiamo zoomare e se andiamo a vedere i livelli possiamo mettere l'opacità al 50% per vedere di
posizionare nella maniera più accurata possibile le due immagini in maniera sovrapposta. Possiamo farlo fare anche in automatico al programma, ma essendo qui un singolo scatto, con Ctrl T possiamo ruotare la nostra immagine in modo che più o meno le stelle siano abbastanza allineate. Ecco qua, l'ho fatto, gli posso dare l'ok. Riporto l'opacità al 100%, così vedo solo la parte superiore. E il gioco per applicare questa stella cadente all'immagine sotto è quella di applicare una maschera di livello. Andiamo a zoomare bene sulla nostra stella cadente. Prendiamo il nostro pennello, colore nero, una dimensione tale per cui andiamo a cancellare solo la nostra perseide, e fatto questo andiamo a invertire la maschera, quindi con Ctrl più I. Ecco fatto. Noi abbiamo la nostra foto di prima, la ingrandisco così si nota un pochino meglio, metto anche Andromeda che sta bene qui sotto. Questa era la foto sommata che ha cancellato tutto quello che è passato. Questa la stessa immagine con la perseide. Poi, se vogliamo essere pignoli, possiamo zoomare parecchio. Qua vediamo che è andata a cancellare alcune stelle. Per ovviare, possiamo impostare colore più chiaro come metodo di fusione del livello. Ecco che in questo modo comparirà solo, zoomiamo un pochino meno, la nostra stella cadente senza andare a modificare quello che sono le stelle di campo della nostra foto. Così facendo, quando avremo tanti scatti con tante stelle cadenti, ecco che noi potremo ottenere uno scatto finale con tutte le stelle cadenti passate durante la sera. Ovviamente questo è il risultato di soli 8 minuti di posa in una giornata lontano dal picco delle perseidi, quindi ho avuto la sfortuna o la fortuna di avere una sola stella cadente. Ma questa tecnica permette di ottenere dei risultati molto belli, perché è possibile vedere comunque i principali oggetti celesti come il doppiammastro del Perseo, Andromeda. Questa poi è stata fatta una macchina non modificata, ma qua si intravede anche la nebulosa Pacman. E in più, vabbè, tanti ammassi aperti, e in più tutte le persiani. A questo punto, fatto questo, possiamo unire il livello e salvare la nostra immagine. Registrazione. Eccoci invece con la seconda immagine, quella realizzata con un 16 mm, quindi con la Via Lattea molto più estesa. L'abbiamo già sommata in pixel size esattamente come l'altro. E a questo punto, siccome ho visto che avevo molte, per modo di dire, stelle cadenti nei vari fotogrammi, vediamo una tecnica leggermente diversa per velocizzare il tutto. Quando abbiamo 1, 2 o 3 stelle cadenti possiamo fare come abbiamo visto prima, ma quando ne abbiamo tante, come spero possa succedere nella notte di San Lorenzo, ecco una tecnica forse più comoda. Per farlo ho già selezionato i singoli scatti in cui compaiono le stelle cadenti. Andiamo quindi su File, Script, Carica file in serie. Su Sfoglia andiamo a cercare la cartella in cui ho salvato questi file. Li selezioniamo e gli diciamo di allinearli automaticamente. Diamo l'ok. Il processo non sarà efficientissimo perché è stato scattato con 16 mm. E con ottiche meno grandangolari funziona decisamente meglio. Ecco che è stato comunque fatto, e vediamo tutte le immagini che sono state impilate. Cambio un po' la prospettiva, però grosso modo c'è tutto. Partendo dalla prima foto facciamo esattamente quello che abbiamo fatto prima, quindi andiamo a cercare la nostra persede, in questo caso è qui, maschera di livello, pennello nero, andiamo a cancellarla la persede, e poi invertiamo il livello con Ctrl più I. A questo punto selezioniamo il livello sottostante, andiamo a cercare, vediamo se era questa, sì, esatto, questa è la nuova perseide. Altro
maschera di livello, andiamo col pennello a cancellare la nostra perseide e invertiamo con Ctrl I. Proseguiamo con quest'altro, vediamo dov'è, eccola qua sopra, questa è l'altra perseide, quindi ancora maschera di livello, pennello, andiamo a cancellare, invertiamo e poi il livello successivo ancora, qua sotto l'ho vista qui, eccola qua, molto più evidente, questa è quella di prima, questa è quella nuova, andiamo maschera di livello, pennello, cancelliamola e facciamo così per tutti i livelli, poi Ctrl I e via dicendo. Quello che si ottiene è questa immagine dove compaiono tutte le perseidi cadute in quella serata, più anche qualche aereo. Non è importante l'aereo perché poi noi andremo ad applicarlo in quello che è il risultato della somma dei vari scatti. Quindi prendiamo questo scatto, ancora Ctrl A, Ctrl C, torniamo di qua, Ctrl B. Andiamo a posizionare più o meno nella stessa posizione, diamo un'opacità al 50% per permetterci di capire bene l'allineamento, ecco che ci siamo, usiamo le frecce per spostarci, Ctrl T per permettere poi di ruotare opportunamente la nostra foto. Fatto questo, possiamo confermare e riportare l'opacità al 100%. E qua facciamo la stessa cosa, solo che adesso abbiamo già tutte le stelle cadenti su un singolo livello. Maschera di livello, pennello e andiamo a cancellare le nostre stelle cadenti. Una, due, qua c'è anche una traccia di un aereo, questa invece non andiamo a cancellarla perché non ci interessa averla nella foto finale. Un'altra qua sopra, se ce n'erano altre, sì, una in basso era, se non ricordo male, qua, e dovremmo aver fatto tutto. A questo punto Ctrl I e diamo come metodo di fusione colore più chiaro. Ecco che abbiamo la nostra foto con le nostre perseidi. Spero che voi possiate fotografare da un cielo migliore del mio, soprattutto con molte più perseidi, per ottenere un risultato decisamente più interessante. Al prossimo video, ciao a tutti!